Mi scrive un legale, insomma, abbiamo detto che al peggio non c'è limite, ma insomma, questo sarebbe davvero pazzesco. Cioè, se, a proposito della questione di Galano, se il creditore dopo il pignoramento presentasse istanza di vendita, Galano andrebbe all'asta. Tu immagina Galano all'asta, no? Questa è Possiamo, la cosa migliore sarebbe, per te, un questo, se non giocatore all'asta. altro faremo parlare il mondo del Tutto il Bari, mondo, cade a Bari, insomma. boom, Beh, quanto sarebbe cade? il primo schiavo, diciamo, calcistico venduto, perché gli schiavi si vendevano all'asta. Questo però non so se il tuo amico ha usato un paradosso così per farci divertire, che non credo che si possano mettere all'asta le persone, sarebbe schiavismo, credo che lì ci siano diritti, diciamo. L'asta è il cartellino, però. All'asta il cartellino. E beh, certo, sarebbe bello se facessero passeggiare proprio lui avanti e dietro, come facevano con le mulatte L'asta non lo in fanno di Van Gogh, Virginia. ma dei quadri di Van Gogh, in questo caso del cartellino, dei gol di Galano, non so. Parteciperemmo all'asta. Quanto vale Galano, scusa? Ma Galano vale, un giocatore è nella condizione del Bari, può venderlo ad un prezzo interessante, ma fino a un certo punto, perché gli altri che devono comprarlo, conoscendo la situazione del Bari, dicono: ma dai, accontentati, adesso ti fa pure il prezzo, dai, ti diamo un tot e basta. Però Perché Galano è un giocatore, non hai intervistato Galano? è Se lo un giocatore schiamiamo da uno e avanti e mezzo, due, e tu pensi che si possa parlare così facilmente con i non calciatori? Ma risponderei. manco, ma non per colpa di Galano, perché purtroppo il protocollo, no, prevede Galano. che si debbano chiedere autorizzazioni, lasciamo E perdere. il limite vero del Bari è esattamente questo qui. Ma Lo purtroppo è un applichiamo. po' il limite di tutto il calcio italiano, perché sai che parla un giocatore alla volta, tutti devono sentire cosa dice il Che calciatore, cioè non puoi tristezza. neanche dare adito, come dire, non puoi anche, a meno che tu non scrivi una cosa, di solito la tattica giusta sarebbe far uscire fuori dal guscio chi vuoi intervistare, gli scrivi una cosa e lo Sì, a costringe a rispondere. Il vero rispondere. problema è che si pensa evidentemente che gli organi di informazione siano un taxi, no? Da prendere a piacimento, invece noi dobbiamo fare il nostro lavoro, ma questo non è questione Bari, questo è proprio il mondo del calcio che ha deciso che si sente così importante. Al punto da oggi ho sentito un dirigente che parlava delle nefandezze del mondo del calcio, no? Ed è un dirigente che sta da tanto tempo in federazione. Un po' come accade quando parla Abete. Accusano un'entità astratta, cioè se dicono che il mondo del calcio non ha valori, è come se parlassero di un mondo che non gli appartiene, quando è gente che sta da una vita nel settore. E Cioè, se come tu stai mai? nel settore, hai guardato allo specchio e devi dire faccio schifo, cioè non sono in grado di migliorare il calcio, vattene. I politici sono così. Così, le Le accuse lanciate responsabilità sono sempre degli indignati, altri. riescono a far sta faccia da indignati. E ti ricordi per il calcio scommesse che Abete diceva questa è una cosa, ho capito, ma voi del mondo del calcio, voi dirigenti, i massimi Non lo dirigenti, che fanno, sapevate. scusate? Non lo Che sapevate. fanno? C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, un caro saluto e veramente ti faccio i complimenti per la forza con la quale porti avanti una battaglia, a mio avviso, persa. Sino a quando non verrò pignorato, ragazzi, quando vedete Ecco, no, mi auguro di no, perché quando verrò altrimenti per pignorato. noi che magari disertiamo lo stadio, perché è francamente difficile assistere a uno spettacolo di questo genere. Quindi penso che tutte queste cordate alla fine resteranno, come sempre, risulteranno fallimentari. Beh, Il mio suggerimento. diventa anche più difficile vendere una società che ha queste macchie addosso, insomma, Sì, infatti, obiettivamente. appunto, quello che ritengo è, considerata la situazione debitoria, è un po' tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi. Ci dimostra che forse sono proprio questi debiti a essere difficili da gestire o trasferire. Quindi la mia soluzione è questa: siccome noi allo stadio ci dobbiamo tornare, probabilmente abbiamo sofferto questi anni un purgatorio o un inferno che non meritavamo. Probabilmente è preferibile ripartire da zero e andare, anche partendo da serie inferiori, almeno essere spinti a riportare anche le famiglie allo stadio, senza queste iniziative fallimentari di 1 euro, 5 euro, perché non è quello il motivo per cui la gente non ci va allo stadio. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Poi ci sarebbe la formula già adottata dall'Ascoli del fallimento pilotato che consentirebbe al Bari di conservare la categoria della Serie B, però ovviamente tocca alla proprietà decidere se andare verso un fallimento pilotato oppure continuare seppur in questa situazione. Nell'ultimo film di Scorsese, Il lupo di Wall Street, The Wolf of Wall Street, c'è
una frase, insomma, una breve frase che però la dice molto lunga su queste cose qua. La moglie al marito a DiCaprio, in sostanza uno spietato broker di quelli che passa sul cadavere delle persone, dice: non preoccuparti se parlano male di te, perché come tu sai la pubblicità non è mai negativa. Mi ha fatto riflettere parecchio questa cosa qui, perché in realtà tutto questo clamore dannoso nel film è rivolto naturalmente a sto delinquente che porta alla fame migliaia di risparmiatori, in realtà vale anche un po' per Mother Teresa. Alla fine tutto questo vocio negativo nei suoi confronti, alla fine non è mai stato negativo, alla fine non gli portano a niente. Tu dici c'è lo stimolo morale, lui dovrebbe sentirsi, in realtà secondo me loro sanno perfettamente questa verità detta nel film, cioè che l'importante è che si parli di loro, ma ne traggono vantaggi. Se loro non traessero vantaggi da questa situazione avrebbero lasciato già da molto tempo, perché non sono autolesionisti. Mi trovi perfettamente d'accordo. Lì ci sono degli interessi che bisognerebbe colpire probabilmente, o togliere, o solleticare, se no non se ne andranno mai. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Gianni Dagliapigia, saluto l'ospite. Ciao Gianni, ciao. Buongiorno. Volevo intervenire un attimo sulla possibilità di un fallimento pilotato. Il fallimento pilotato, i matarese non potranno mai chiederlo, perché... per un semplice motivo: in un fallimento c'è il giudice delegato, il curatore, che poi vanno a sondare il perché dei 35 milioni di... come sono spariti quei 35 milioni di euro. Beh, ricordi... parliamo di spariti perché già emetti un verdetto e non è giusto, diciamo. Come mai si sono formati 35 milioni di euro? Quei debiti. Spariti è un reato, far sparire dei soldi. Però ricordiamoci... il fallimento della Fiorentina Calcio e il fallimento del Perugia cosa ha comportato per Gaucci e per Cecchi Gori. Sì. Quindi qualche rischio c'è, e quindi io non credo che porteranno mai libri contabili in tribunale. Grazie, ciao. Grazie a te, e in effetti anche questa chiave di lettura non è sbagliata. Beh, ma non è che dipende tanto da loro, se continuano queste azioni creditorie verso i mataresi, appunto. I libri li portano i magistrati in tribunale, non è che li portano loro spontaneamente, e quindi ha fatto bene a ricordare pure, sembrano intoccabili i presidenti fino a quando poi non intervengono i giudici e ti fanno pele contro pele. A proposito del Perugia, ma tu sei tu la voce di Sky? A volte sì, a volte no. Il bar l'hai fatto tu? Sì, a ragione, sì. Ci potevi mettere un po' di passione pure. Se tu ti rimporti un tempo, c'è una cosa che ho rischiato di addormentarmi. Un po', diciamo, sì, oggettivo. Sì. Ma andrei a Lecce domenica? Perché Come no? No. Ti faccio una seguita. Lecce Perugia, cioè. Sky, se non la B arriva, insomma. La prima divisione non la fa il Sky. Lecce Perugia non la fanno a prima Sky. Prima divisione, no. Diciamo che prima divisione la fa la Rai, perché voglio scommettere per la prima volta, visto che qui tutti scommettono, calciatori, tifosi, giornalisti. Io sono tifoso del Perugia, scommetterò dei soldi sul Perugia, 5 euro sul Perugia, sì. La vittoria esterna. Il capolista è il Perugia, no? È capolista, certo. E lei ci dovrebbe essere secondo o terzo, non ti informi neanche tu della quanto non lo so, partigiano, vabbè, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Un po' di calciomercato, visto che ci siamo, facciamo finta che la situazione è normale. Beh, parliamo di calciomercato, no? come se nulla fosse. È chiaro che comunque credo che a ore vada via qualcuno. Qualcuno parla anche di giocatori che arriverebbero come Granoce. Beh, durante la situazione del Bari sarebbe come mangiare il caviale, perché Granoce è un giocatore molto forte, giocatore. Pablo Granoce è un attaccante Piacenza, giocato nel Chievo, come vedi, insomma un giocatore forte per la Serie B, è un buon giocatore, anche se alcune stagioni Cesena ha giocato, si parla di lui nell'ottica del rinforzo d'attacco, ma non soltanto di lui, c'è qualche altro nome come Brighenti che è un esterno, anche lui del Chievo, perché ormai il Chievo ci passa tutto, ci passa i giocatori. Siamo diventati società satellite del Chievo e dobbiamo pure ringraziare di essere diventati. Questo è il Sassuolo. E questo è il Sassuolo, dovrebbe essere Masucci, credo. Sì, Masucci, credo, un altro attaccante. Poi, insomma, altri giocatori che potrebbero arrivare al Bari. Questo deve essere Nadarevic, una cosa del genere. Insomma, penso qua faccio fatica. Però oggi
o domani dovrebbe andare via affidato allo Spezia. Pubblicità, poi torniamo insieme con Francesco Monteleone.